Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e mi raccomando, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, è fondamentale, e vi ricordo la nostra challenge. Convincete amici e parenti appassionati di cinema o di birra a iscriversi al canale. Questi nuovi iscritti dovranno lasciare un commento a questo o a qualsiasi altro video del canale e in questo commento dovranno scrivere: "Ciao, mi sono iscritto perché me l'ha consigliato la persona X". Superati 300 iscritti, estrarrò tre nomi tra queste nuove iscrizioni e queste tre persone vinceranno una cena per due nel pub di birra artigianale più vicino a casa loro. Non importa dove abitate, vi spedisco a cena fuori in tutta Italia, e anche le persone che gli hanno consigliato di iscriversi vinceranno la stessa cosa, quindi sei cene per due in un pub ovunque. Quota 300, dai che ce la facciamo! Oggi parliamo di un film uscito da pochissimo al cinema, il 16 giugno scorso. Il film si intitola The Flash, prodotto da Warner Brothers e DC Studios, diretto dal regista argentino Andy Muschietti, o Muschietti, come dicono gli americani, e con protagonista Ezra Miller. Vai con la sigla! Camera and motherfucking sound! Prima di iniziare a parlare del film su Flash, e ci saranno anche un paio di spoiler, dobbiamo farci l'annosa domanda: ma da dove arriva questo film? Era il lontano 2013 e la Marvel aveva appena concluso la sua cosiddetta prima fase, durante la quale erano usciti due film di Iron Man, uno di Thor, uno di Capitan America e il primo film degli Avengers. Era scoppiato il filone d'oro dei supereroi, le sale si riempivano di nerd in adorazione e gli incassi volavano alle stelle. Ho già parlato di come la Marvel ha rivoluzionato il concetto del cinema seriale, andatevi a ripescare il video da qualche parte nel canale. Ma accanto alla Marvel c'è un altro mostro editoriale che macina successi grazie ai supereroi fumettistici, e quest'altro mostro è la DC Comics. La DC che tra l'altro ha nel suo palmarès dei personaggi mica da poco: Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Lantern. Su questi personaggi in passato sono stati realizzati sia film che serie, alcuni di grandissimo successo come il Superman di Richard Donner e Christopher Reeve, oppure i Batman di Tim Burton e Christopher Nolan, altri delle vere e proprie ciofeche come il Green Lantern con... aiutami... e il Superman di Bryan Singer o i Batman di Joel Schumacher. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Veramente roba da dimenticare. In televisione le cose sono andate decisamente meglio, è storica la serie di Wonder Woman con Linda Carter, e in tempi più recenti c'è stato il grande successo del cosiddetto Arrowverse in televisione, serie basate su personaggi come Arrow, The Flash e Supergirl, che ogni tanto nelle loro linee narrative si intrecciavano in un'unica storia che era quella della crisi sulle Terre Infinite. Ma dopo la mossa della Marvel di diventare un vero e proprio studio cinematografico, la DC non poteva rimanere con le mani in mano. Quindi anche loro fanno nascere i DC Studios e danno il via al loro Cinematic Universe. Ma a differenza della Marvel, che si è presa tutto il tempo del mondo per presentare i suoi personaggi principali e poi assemblarli nell'Avengers, la DC ha fretta. Nel 2013 esce Man of Steel, la versione di Superman del discusso regista Zack Snyder. Ora, discusso non perché non sia bravo, ma perché di certo non è il miglior regista a cui affidare l'inizio di un intero universo cinematografico. Snyder è un esteta, è un tecnicista, ma dal punto di vista narrativo e soprattutto nella lunga serialità non era di certo la scelta migliore. Man of Steel infatti non scalda gli animi, il successo al botteghino è mediocre e gli viene mossa una feroce critica, cioè il film è troppo apocalittico, e viene chiesto infatti a Snyder: ma se tu parti da un'apocalisse così allucinante, che cosa farai dopo? La risposta a questa domanda è uno dei film più sbagliati della storia del cinema, cioè Batman contro Superman del 2016, sempre per la regia di Zack Snyder. Il film è un disastro, la trama è incomprensibile, l'evoluzione dei personaggi inesistente, veramente questi personaggi fanno cose a caso per tre ore, insopportabile. E lì i DC Studios iniziano un po' a capire di aver fatto
la scelta sbagliata con Snyder, ma ormai la frittata era fatta, ed era fatta anche bella grossa, perché proprio in Batman contro Superman vengono presentati i membri della Justice League. Quindi vengono presentati quegli attori che sono stati scelti proprio da Snyder per il suo film successivo sulla Justice League. E questi attori sono Jason Momoa nel ruolo di Aquaman, Ray Fisher nella parte di Cyborg e Ezra Miller nella parte di Flash. Ma il terremoto vero avviene quando la DC decide di fare tabula rasa del cosiddetto Snyderverse, proprio mentre Zack Snyder finisce le riprese dell'ambiziosissimo film sulla Justice League, che addirittura viene annunciato in uscita al cinema diviso in due episodi. Zack Snyder, dal canto suo, da una parte comprensibilmente stanco dei capricci della Warner e della DC, ma soprattutto perché vive una terribile tragedia familiare, decide di non portare a termine la fine della post-produzione del film sulla Justice League e di prendersi una lunga pausa di riflessione. Ma il film ormai è girato, l'hype è alle stelle e qualcosa di quelle riprese bisogna comunque farsene. Viene così chiamato Joss Whedon, fresco del successo dei primi due film degli Avengers, e la DC gli mette in mano il girato di Snyder e gli chiede di fare un cut tutto suo. Il risultato è una delle più grandi aberrazioni della storia del cinema, veramente una cosa disgustosa. A risollevare leggermente le sorti dei DC Studios ci sono i due film in solitaria, uno di Aquaman e uno di Wonder Woman, che hanno dei buoni incassi e anche della buona critica. E addirittura nel 2014, sembra un secolo fa, viene annunciato il film in solitaria di The Flash. Il problema è che tutti i registi, tutti i creativi che si avvicinano a questo film, dopo un po' cascano come mosche. Jonathan Goldstein e John Francis Daly, freschi del successo di Spider-Man Homecoming, vengono assunti dalla DC e poi scaricati. Seth Graham Smith, prolifico showrunner televisivo, assunto dalla DC per Flash, poi scaricato. Rick Famuyiwa, giovane e promettente regista, assunto dalla DC per girare Flash e poi scaricato. Tutte le persone che iniziavano a mettere mano sul film di Flash, dopo un po' dovevano fare i conti con, dispiace per lui perché non è una persona cattiva, quelli che sono i problemi mentali di Ezra Miller. Perché negli anni tra il 2014 e l'anno scorso Ezra ha mostrato diversi segni di proprio cedimento mentale e quindi tutti i registi che si avvicinavano a lui dopo un po' scappavano. Arriviamo al 2020, in cui i DC Studios, che avevano dato il potere a Zack Snyder, vengono completamente smantellati e ricostruiti, e il potere creativo viene messo in mano a James Gunn, che dice: ragazzi, finora abbiamo scherzato, facciamo tabula rasa e ricominciamo da zero. Ma a complicare le cose ci si mette HBO Max e un'orda di nerd incazzati neri che vogliono vedere il cut di Zack Snyder. E quindi nel 2021 HBO Max dà 30 milioni di dollari a Zack Snyder e gli dice: guarda, finiscimi il tuo cut della Justice League e lo mettiamo in streaming. Siamo in piena post-pandemia, lo streaming è all'apice del successo di pubblico e questo film paradossalmente spacca. Il pubblico lo adora, sinceramente anche a me è piaciuto molto, e ci si inizia a chiedere se davvero lo Snyderverse meritasse di essere ucciso. Ed è proprio questo cut della Justice League che riaccende l'entusiasmo intorno a Flash, perché effettivamente il personaggio di Flash in questo film di Snyder fa la sua porca figura. E viene trovato il regista perfetto per questo film, l'argentino Andy Muschietti, freschissimo del mega successo planetario di It. Andy Muschietti fa, secondo me, la scelta più intelligente che poteva fare, cioè partire esattamente dallo Snyderverse, da quell'universo narrativo e cinematografico che non esiste più. Perché dico che secondo me è stata la scelta migliore? Perché partire e avere come punto di riferimento un universo che non esiste più ti dà una libertà creativa mostruosa. E arriviamo ad oggi, dove siamo andati al cinema a vedere The Flash con Ezra Miller. La trama è direttamente ispirata alla famosa storyline dei fumetti di Flash chiamata Flashpoint, ed è la storyline in cui il protagonista Barry Allen, cioè Flash, usa la forza della velocità per tornare indietro nel tempo e impedire l'omicidio della madre, evento traumatico che ha caratterizzato tutto il proseguo della sua vita. Barry così si ritrova in un nuovo universo dove sì, la madre è ancora viva, ma è un universo minacciato da
Zod, il generale kryptoniano che abbiamo già visto nel Superman di Zack Snyder, che arriva sulla Terra con l'intenzione di distruggerla. Barry decide quindi di cercare i membri della Justice League su quell'universo per contrastare Zod. Peccato che la Justice League in quell'universo non esista. Aquaman non è mai nato, Wonder Woman nessuno l'ha mai sentita nominare, quindi l'unica speranza è Bruce Wayne, perché vi ricordo, Barry Allen, quindi Flash, conoscono l'identità segreta di Batman, cioè Bruce Wayne. Flash va nella gigantesca casa di Bruce Wayne e trova un Bruce Wayne diverso da quello del suo universo, cioè non è più Ben Affleck che abbiamo visto all'inizio del film, ma è il ritorno del mitico Michael Keaton, il Batman del 1989. Batman. Keaton ha smesso di essere Batman, da una parte perché è vecchio, dall'altra perché dice ormai il crimine è troppo anche per me. Ma Flash lo convince a combattere insieme a lui per contrastare Zod. Ma l'unico modo di sconfiggere Zod è trovare Superman. Infatti Batman, grazie alle sue capacità da detective, trova un file segreto governativo in cui si racconta di un alieno tenuto prigioniero in una misteriosa prigione in Siberia. Batman e Flash vanno in Siberia, riescono a entrare in questa mega prigione, riescono a trovare l'alieno, ma l'alieno non è Superman, ma sua cugina, Supergirl. Supergirl che comunque ha gli stessi poteri di Superman e quindi va benissimo per contrastare Zod. Quindi Flash, Batman e Supergirl combattono contro Zod, ma l'epilogo è sempre quello. Batman e Supergirl muoiono, Zod vince. Flash più volte usa la forza della velocità per tornare leggermente indietro nel tempo e cercare di cambiare l'esito della battaglia, ma non ce la fa mai. Batman e Supergirl muoiono, Zod distrugge la Terra. Flash si rende conto che l'unico modo di salvare quell'universo è riportarlo alla sua forma originale, cioè riportarlo alla realtà in cui sua madre muore, e proprio il sacrificio della madre di Barry rimette tutte le linee temporali a posto. Il nucleo narrativo del film è questo, e tutto quello che vi ho raccontato è mischiato ad una pura e orgiastica masturbazione nostalgico cinefumettistica. E non lo dico con tono negativo, a me il film è veramente piaciuto, mi ha divertito tantissimo, è piena di cameo dediti solo ed esclusivamente al fanservice, e mi viene da dire perché no? E sinceramente credo che non ci fosse un altro modo di affrontare creativamente questo film. Perché, pensateci un attimo, l'universo da cui proviene è morto e sepolto. Al 99% Ezra Miller verrà sostituito in quel ruolo. Ma mi spiegate perché dovevano prendere sul serio un film su Flash? Il film è estremamente divertente e over the top proprio perché non si prende sul serio. In più vi dirò che anche narrativamente sono state fatte le scelte migliori possibili. Dal trailer mi ero leggermente spaventato perché c'erano veramente troppi personaggi. Due Flash, due Batman, Supergirl, Zod. Avevo paura che questo ensemble cast alla fine soffocasse il personaggio di Flash, e invece così non è. Invece ogni personaggio serve ad un unico scopo, cioè a far capire a Flash che non solo è sbagliato usare i propri poteri per cercare di cambiare l'ordine degli eventi, ma soprattutto non serve a niente. C'è un aspetto nella vita di ognuno di noi e anche nella vita dei supereroi che non puoi cambiare perché è imprevedibile, ed è il destino. Flash fallirà nel tentativo di ricreare una realtà perfetta in cui sua madre è ancora viva, ma proprio nel sacrificio di sua madre lui troverà la forza per diventare uomo e quindi eroe. Molte recensioni di questo film muovono critiche feroci alla bassissima qualità degli effetti speciali. Sinceramente a me questa cosa non ha dato fastidio, un po' perché sono un grande fan della serie televisiva con Grant Gustin, dove gli effetti speciali sono stati fatti letteralmente con un Commodore 64, quindi sono abituato a un Flash sfigato. Dall'altra, di nuovo, mi viene da dire, ma che male c'è a fare un film imperfetto che comunque viene da un mondo che non esiste più? E Flash è comunque molto più bello, per dire, di Ant-Man Quantumania, che problemi di effetti speciali non ne aveva,
Ma è un film inguardabile. Argomento principe del cinema americano contemporaneo è il multiverso e ovviamente anche questo film non poteva esimersi dal trattare questo argomento, ma il modo in cui lo tratta, anche qui con ironia e leggerezza, secondo me è geniale. In questo film la metafora del multiverso è un piatto di spaghetti. Mi spiego. Quando tu versi gli spaghetti in un piatto, non puoi mai prevedere il modo in cui si intrecceranno e la forma che prenderanno. Ecco, in questo film ti dicono che il multiverso è la stessa cosa. Per quanto tu possa provare a prevedere il modo in cui le linee narrative si sovrappongono o si intrecciano, non ce la farai mai, perché il multiverso è semplicemente imprevedibile. Tu cambi una cosa in questo punto e non puoi mai sapere che cosa succederà negli altri milioni di punti nel multiverso. L'unica cosa certa, come tra gli spaghetti, è la cosiddetta intersezione inevitabile. E in questo film Flash matura come personaggio proprio perché capisce di essere l'intersezione inevitabile, e non in modo positivo, in modo negativo. Lui è l'intersezione che crea il pericolo nell'universo. Come già sapete tutti, nel film c'è Michael Keaton nei panni di Batman e devo ammettere che rivederlo nel costume con in sottofondo la colonna sonora di Danny Elfman dell'89 è veramente una figata pazzesca. Ma come ho già detto, è pura e semplice masturbazione, cioè serve solo ed esclusivamente a raggiungere l'orgasmo sulla poltrona. E continuando a parlare di orgasmi, ci sono altri cameo in questo film che ora ve li spoiler perché non me ne frega niente, che sono fantastici. A un certo punto si vede il Superman di Nicolas Cage, che è una versione di Superman che doveva girare Tim Burton, che però non è mai stata girata. Altro cameo veramente assurdo alla fine del film è di George Clooney nei panni di un ennesimo Bruce Wayne all'interno di questo film, e lì devo ammettere che mi è scoppiato proprio l'applauso. Questi cameo sì sono fanservice, ma secondo me sono anche un grosso dito medio in faccia a chi da questo film si aspettava chissà che profondità. Ragazzi, questo film va affrontato con il cervello letteralmente spento e io per 2 ore mi sono divertito come un matto. E poi, e questa forse davvero è solo una mia personalissima impressione, se paragoniamo il logo di questo film di The Flash al logo del film di Flash Gordon del 1980, io sinceramente ci vedo parecchie similitudini. E se l'omaggio voleva essere a quel film trashissimo, davvero, secondo me, hanno raggiunto perfettamente il loro scopo. The Flash al cinema ve lo consiglio? Ma certo che sì, però vi ripeto, andateci col cervello spento, andate con la voglia solo di divertirvi. E adesso ci abbiniamo una birra a dir poco ludica. La birra che ho deciso di abbinare a The Flash è la Clean Wave del birrificio Busa dei Briganti. La Clean Wave è una session IPA, cioè un IPA, quindi una birra luppolata, a cui è stato abbassato il grado alcolico. Perché ho deciso di abbinare questa birra a The Flash? Perché le session IPA sono delle birre da bere veloci, tutto d'un fiato. Sono birre fresche, estive, e che veramente, dopo questo film, dove mi sono divertito un casino, una bella birra da bere tutta d'un fiato è la perfezione. Quindi vi ricordo The Flash al cinema, andate perché è divertente. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta, e non fermatevi alla prima e me la bevo tutta d'un fiato.